una parte di Polifemo dedicata alla giornata nazionale degli stati vegetativi, quarta edizione Coma Sud, dal libro bianco al registro. Un evento che si sta tenendo in quel di Cassano Murge, provincia di Bari, presso l'Istituto Maugeri. Vari i relatori intervenuti per affrontare le problematiche squisitamente scientifiche, sanitarie, relative agli aspetti neurologici, riabilitativi, ma quello che conta è l'aspetto sociale, gli aspetti etici relativi appunto al paziente che versa in stato vegetativo, gli aspetti sociali con riferimento ai familiari che assistono amorevolmente chi purtroppo disperatamente si trova anche da decenni in stato vegetativo. La condizione dei pazienti in stato vegetativo è davvero drammatica. È comprensibilissimo, sono comprensibilissime le varie sofferenze, innanzitutto fisiche, che il paziente, proprio a causa dello stato di inerzia, di immobilità assoluta, dicevo, queste conseguenze che il paziente deve sopportare. E con lui tutto il sistema sanitario e familiare che lo assiste. Ma quando interviene la tecnologia, e la tecnologia d'avanguardia italiana riesce a dare sostegno, riesce a dare conforto e supporto a certe sofferenze, beh, è opportuno evidenziare queste realtà all'insegna della espressione latina melius vivere semper possibile est. Siamo qui con Cosimo Chiffi, amministratore unico della ROAD 2000, che ha realizzato lettino mobile roteante. Di cosa si tratta e la sua dicitura precisa? Ma diciamo, il letto è un letto robotico programmabile giorno e notte in base alle esigenze della persona lungodegente, indipendentemente dalle cause che hanno originato una tale situazione. Il nostro obiettivo era e quello di migliorare al massimo possibile la vita di queste persone, perché, come appunto dice il nostro motto aziendale, vivere meglio è sempre possibile, però non è solo una enunciazione, è un dato di fatto che noi abbiamo realizzato tecnicamente, perché per migliorare la qualità della vita e prevenire le famigerate complicanze da immobilizzazione bisogna muovere il paziente ogni 2 ore in tutte le modalità possibili. Oltretutto, proprio questa realtà tecnologica consente di ridurre sensibilmente lo sforzo e la fatica degli operatori sanitari. Indubbiamente, poiché appunto si muove autonomamente, muovere un paziente a letto non necessita più di sforzi fisici di minimo 2 operatori, di 2 persone, ma è sufficiente una sola persona che, attivando le movimentazioni del letto, riesce a fare tutto ciò di cui il paziente ha bisogno. La dottoressa Maria Teresa Angelillo, psicoterapeuta e neuropsicologa della unità di neurologia dell'ICS Maugeri, Cassano Murge, siamo qui appunto a Cassano. E dottoressa, gli aspetti clinici relativamente a questi pazienti in stato vegetativo, ma anche i risvolti psicologici. Sì, allora diciamo innanzitutto questo, che quello che a me preme molto dal punto di vista terapeutico è che ci sia una omogeneità di offerta e che si guardi a tutti gli aspetti. Se dobbiamo guardare dal punto di vista psicologico, neuropsicologico, possiamo sicuramente guardare i disturbi cognitivi. Il coma è essenzialmente un disturbo cognitivo, è un disturbo di coscienza, e quindi vede la riabilitazione cognitiva come assolutamente necessaria. Non è però così diffusa,
questo è l'unico centro, quello della Maugeri, dove si fa riabilitazione cognitiva all'interno di un'equipe che si occupa solo di questo. Si fa riabilitazione dal punto di vista psicologico-clinico, neuropsicologico e psicofisiologico, quindi attraverso elettrodi, stimolazioni transcraniche, eccetera. Dottor Mauro Carone, direttore dell'Istituto Maugeri di Cassano Murge, l'offerta sanitaria che il centro da lei diretto offre ai pazienti in stato vegetativo? Sì, la nostra è un'offerta sanitaria, diciamo, un po' globale. Abbiamo la fortuna di essere un istituto di riabilitazione vera, non è un reparto soltanto riabilitativo, per cui il paziente con questo grave problema di grave cerebrolesione o di stato vegetativo che giunge da noi ha la possibilità di entrare in un processo riabilitativo vero e proprio che comprende non soltanto la figura del fisiatra, del neurologo, ma anche quella dell'anestesista, dello pneumologo, del cardiologo, dello psicologo, insomma di tante figure professionali che possono ruotare intorno alle necessità e ai bisogni del paziente e non solo del paziente ma anche del caregiver, che di solito poi è la famiglia. Giornata nazionale degli stati vegetativi, siamo con il presidente di questo evento, il professor Tommaso Fiore. Professor Fiore, una materia, un mare magnum in questo ambito, vari profili, da quelli scientifici a quelli etici, passando per quelli operativi, perché poi chiaramente intervenire su pazienti in stato vegetativo è di una complessità unica. A che punto siamo i desiderata in questa direzione? Ma guardi, in questa situazione noi abbiamo una difficoltà persino a comprendere quanti sono le persone con gravi neurolesioni, sono persone che sono passate attraverso dei centri di rianimazione perché hanno avuto gravi lesioni neurologiche acquisite e poi un po' il percorso di questi malati diventa oscuro e anche il destino di questi pazienti. E questo è un problema serio a livello nazionale, un problema serio a livello della Puglia, per cui è necessario ricostruire il percorso, è necessario registrarlo, quindi chiediamo l'istituzione di un registro, peraltro l'Ares ha già preso un impegno in questo, l'Ares Puglia ha già preso un impegno in questa direzione. Noi oggi vogliamo fare il punto di ciò che c'è. Ciò che c'è è diciamo uno sforzo per l'organizzazione di centri di risveglio e già oggi una realtà peraltro non ben distribuita a livello regionale di posti letto di riabilitazione per persone molto gravi, che i cosiddetti codici 75 in gergo. Quindi c'è moltissimo da fare, abbiamo fatto questo convegno e speriamo di avere delle soluzioni operative per tutti questi problemi. Domenica Uva Colella, Presidente Associazione Uniti per i Risvegli, Regione Puglia. Lei è Presidente di questa associazione e vive la situazione drammatica di convivere con un figliolo da 17 anni in questa condizione, in stato vegetativo, con, mi diceva, minimi segni di risposta. Come si vive in questo stato? Si vive con la coscienza di aiutare il più possibile. L'associazione nasce, la nostra è un'associazione di famiglie, ci siamo riunite dal 99 proprio per il fatto delle inadeguatezze delle cure e tuttora sussistono, però dobbiamo dire che abbiamo fatto un grande lavoro in Puglia. Prima parlare dello stato vegetativo era un tabù, perché chiamavano i morti viventi i nostri ragazzi. Abbiamo lottato, abbiamo visto che con l'adeguata cura, cioè un'altra riabilitazione intensiva che purtroppo anche ora riescono ad averla fuori regione, addirittura all'estero, c'è un buon recupero di queste persone. Io mio figlio l'ho portato, era stato vegetativo, l'ho portato a Innsbruck, dove
ha avuto un buon recovery, mio figlio ora è a minima risposta. Cosa vuol dire minima risposta per le persone che non sanno? Che comincia a rendersi conto del mondo esterno. Lo stato vegetativo non vuol dire che una persona non è viva, vuol dire che non comunica col mondo esterno in base alle lesioni che ha subito durante il trauma. Noi come associazione stiamo lottando, siamo un'associazione non rivendicativa ma costruttiva, come infatti abbiamo collaborato alla stesura di un regolamento 24 per l'apertura dei centri di svegli, collaboriamo, abbiamo un tavolo tecnico in regione con delibera dell'ex assessore Elena Gentile, dove cominciamo con i lavori per l'assegno di cura per le persone che hanno i parenti a casa a domicilio. I risultati li stiamo avendo. Ora siamo sempre in battaglia, si può dire, sempre in prima linea, abbiamo tenuto anche una unità per malati complessi domiciliari, però questa purtroppo è solo una parte della Puglia. Cercheremo di omogenizzare, perché non è possibile che un nostro ragazzo quando sta male viene portato in un pronto soccorso dove non sanno cos'ha perché il ragazzo purtroppo non parla, invece siamo riusciti ad avere il COS 75, cioè non viene ricoverato nel COS 75 perché è un ricovero improprio, invece no, quando succede che il 118 prende un ragazzo deve sapere, ne parleremo oggi del convegno, proprio il percorso assistenziale, non solo domiciliare. L'avvocato Michele Conte della Fondazione Risvegli, tanti aspetti innanzitutto di natura sociale. Sicuramente, il fatto che questo importante incontro dedicato agli stati vegetativi sia cominciato con una sessione riguardante il rapporto che esiste tra gli istituti di cura, le famiglie, gli ammalati e le associazioni non è stato assolutamente casuale, anzi, riprendo le parole di alcuni relatori, è del tutto assolutamente fondamentale che questi rapporti ci siano, che questi rapporti siano regolati e che nella costruzione dell'obiettivo finale, che è il registro regionale ma anche nazionale, si sentano le associazioni e si collabori con loro. Giacomo Forte, manager nel settore della riabilitazione, la tecnologia proprio che diventa di ausilio e di conforto per questi pazienti in stato vegetativo. Certo, io sono principalmente un dirigente di una delle strutture pugliesi più tecnologiche dal punto di vista riabilitativo, perché è l'unica struttura che eroga prestazioni riabilitative assistite da robot. È la Fondazione dei Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo. È una struttura d'eccellenza in ambito sia italiano che europeo e direi mondiale. Per quanto riguarda questo tipo di tecnologia, è chiaro che la riabilitazione non è soltanto la riabilitazione come prestazione, ma anche il comfort alberghiero. La nostra struttura ha un comfort alberghiero di alto livello, di altissimo livello, però noi siamo molto attenti a come evolve questo livello, nello specifico al comfort alberghiero, che deve necessariamente assistere l'utente e a volte anche il familiare in ogni periodo del riabilitativo. Cosimo Chiffi della Roam 2000, amministratore unico, qui abbiamo il dottor Gorgoni, direttore Ares, e sta presentando le innovazioni tecnologiche, le migliorie appunto che questa strumentazione, come si chiama nello specifico? È un letto robotico, lui si chiama PMMB, è una... Ecco, una struttura, una realtà che potrebbe, che certamente dà ristoro al paziente, parliamo di pazienti in stato vegetativo, anche di lungo degenza cronica, ma anche rende più facile l'attività dei vari operatori sanitari. Cioè, la cosa più importante è prevenire la sindrome da immobilizzazione, cioè una persona immobilizzata a letto che non può muoversi deve essere mossa, altrimenti subentrano, come abbiamo già detto anche in Germania, come è risaputo ovviamente, tutta una serie di ulteriori complicanze che interessano tutto l'apparato del corpo umano. Quindi adesso noi stiamo vedendo una movimentazione che è una totale novità a livello mondiale, significa inclinare il letto su piani ad inclinazione variabile,
per vantaggi di vario tipo, il drenaggio polmonare, complicanze respiratorie, cardiologiche e quant'altro. Quindi questa è in assoluto una movimentazione che non esiste, anche se noi abbiamo cercato e siamo riusciti a integrare in un'unica struttura tutta una serie di movimentazioni che vanno dalla verticalizzazione, questo ti mette in piedi a 80 gradi, ti fa la terapia cinetica bilaterale e ti fa questa movimentazione che une. Lei deve immaginare adesso il paziente con la testa da questo lato, ovviamente scontrato, e tutti i vantaggi. Noi qui stiamo cercando adesso di fare delle joint venture con delle cliniche per fare una ricerca scientifica, cioè non su uno ma su più letti, affinché abbia una valenza come è avvenuto in America. In America hanno fatto per un anno intero alla Washington University e anche alla St. Louis University con 100+ pazienti, di cui 100 con letti di questa tipologia, ma solo con la terapia cinetica bilaterale, attenzione, e altri 100 trattati secondo i canoni tradizionali. Il risultato chiaramente dà un vantaggio a chi viene trattato con questa tecnologia. Dottor... integrato ovviamente a quella tradizionale, questo è solo uno strumento di cura e basta. Dottor Gorgoni, una innovazione che va presa in considerazione questa come altre? Sì, sicuramente ha il suo aspetto di interesse sia, diciamo, da un punto di vista terapeutico, quindi la mobilizzazione agevolata del paziente, come anche per l'altro aspetto non indifferente relativo alla movimentazione dei carichi da parte del personale sanitario. La movimentazione dei carichi è spesso una delle prime cause negli ospedali italiani e quelli pugliesi di infortunio sul lavoro e di limitazioni fisiche. Questo letto consente di diminuire lo stress sull'operatore sanitario grazie alle numerose possibilità di movimento che ci sono, e anche a gestire meglio le risorse umane, perché manovre che solitamente vengono effettuate con due operatori possono essere effettuate anche con un solo operatore. Grazie al tilting del lettino riesco facilmente ad avvicinare il paziente a bordo lettino. Se il letto fosse stato piano mi sarebbe dovuta fare molto più sforzo, ci sarebbero dovuti avere due operatori. Con facilità siamo riusciti a portare il paziente a bordo lettino, adesso torno dall'altro lato ed eseguo la manovra di ribaltamento. Con estrema facilità siamo riusciti a portare il paziente in decubito laterale. Il vantaggio di questo letto è quello di migliorare la qualità della vita non solo al paziente cronico ma anche a chi lo deve assistere. Spesso il paziente scivola nella parte bassa del letto, adesso grazie al controtrandello e bordo del letto proveremo a spostarlo verso la testiera con meno fatica e con l'utilizzo di un solo operatore anziché due come avviene solitamente. Dunque, vari i relatori intervenuti che si stanno susseguendo in questa giornata nazionale degli stati vegetativi. Bene, ora però ci sono gli obblighi pubblicitari. Qualche minuto e saremo di nuovo con voi. Professor Pietro Fiore, ordinario di medicina fisica e riabilitativa, quando parliamo di pazienti in stato vegetativo il primo pensiero va alla riabilitazione. Come interagire con un paziente che di fatto recepisce poco o nulla? Ecco, la riabilitazione è una tappa fondamentale del percorso riabilitativo delle persone con disordini della coscienza e direi stato vegetativo o stato di minima coscienza. Sono problematiche veramente importanti che prendono anche... sono problematiche sociali che rivestono un particolare interesse non soltanto per le persone, per i caregiver, per le associazioni dei disabili, ma soprattutto per noi operatori della riabilitazione. La riabilitazione è il nodo cruciale
che praticamente si interpone tra il paziente che esce fuori dalla rianimazione e che viene accolto in strutture per acuti certe volte, alcune volte fortunatamente nella nostra regione c'è la nostra esperienza, pure l'esperienza di Lecce, oppure questa esperienza di Cassano Murge o di Celle Messapica, in strutture di riabilitazione che vengono chiamate codice 75 di neuroriabilitazione. Allora, il punto nodale è quello che i pazienti con disturbi della coscienza devono essere accolti in queste strutture di riabilitazione per dare la possibilità alle persone che hanno una prognosi riabilitativa favorevole, ossia le persone che possono risvegliarsi, che possono passare dallo stato vegetativo allo stato di minima coscienza, dico, devono dare questa opportunità per poi, ovviamente, se non succede che si può realizzare il risveglio completo, ossia la piena coscienza, la riacquisizione della piena coscienza, allora queste persone ovviamente devono essere ospitate al di fuori dell'ospedale, nelle strutture extraospedaliere e soprattutto la Regione Puglia nel 2011 ha affrontato per la prima volta il problema delle strutture residenziali dedicate alle persone con stato vegetativo. Allora, quello che mi preme segnalare e puntualizzare che tutti devono, al termine del percorso in rianimazione, tutti devono essere accolti in queste strutture codice 75, nelle unità cosiddette per gravi cerebrolesioni. Sono delle unità dove il paziente viene accolto da un'equipe multidimensionale, ovviamente in una struttura ospedaliera, DEA di secondo livello, oppure un presidio ospedaliero come questo, dove sono presenti tutte le figure specialistiche e tutte le figure soprattutto professionali che si occupano di riabilitazione. Questo perché? Perché soltanto con lavoro in equipe, con lavoro in team, si possono raggiungere degli obiettivi che vengono ovviamente codificati preventivamente nel progetto, nel cosiddetto progetto riabilitativo individuale, progetto che viene tagliato per ogni persona. Ogni persona è a sé stante e ha bisogno di una cura particolare e necessita di essere accolto in queste strutture dove viene praticamente visto a 360 gradi. Vengono viste le problematiche proprio le problematiche che riguardano lo stato di coscienza, le problematiche quindi neurologiche, la disabilità motoria, la disabilità, soprattutto la disabilità cognitiva, che può creare e che crea notevoli problemi non soltanto alla persona ma ai caregiver che hanno il compito di portare a termine il progetto riabilitativo. Ma la cosa fondamentale è che dobbiamo sforzarci di rendere la persona disabile il protagonista del suo progetto riabilitativo. E lui, anche se si trova in uno stato vegetativo, anche se si trova in uno stato di minima coscienza. Allora, mi permetta di congratularmi sinceramente, lei ha detto delle cose che potrebbero sembrare ovvie, ma sono essenziali, fondamentali per il paziente, per le persone che si trovano in quelle condizioni e per coloro i quali devono assistere sia in clinica sia specialmente in ambito domiciliare, che il vero dramma comincia esattamente quando una persona del genere torna nella sua abitazione. E lì la famiglia viene travolta da uno tsunami praticamente, le parlo un po' purtroppo per esperienza personale.
e mia madre insomma ha avuto serissime complicanze del genere, e quindi questo progetto nasce proprio per migliorare al massimo possibile, chiaramente con il movimento programmato in tutti i sensi, per migliorare le qualità della vita. Sì, questo è un letto robotico che noi a settembre dello scorso anno abbiamo presentato in un seminario mondiale sulle nanomedicine e nanotecnologie, proprio per anticipare un po' i tempi e vedere in che misura le nanomedicine e nanotecnologie sono il futuro oggi, diciamo, se così si può dire, e lì praticamente il nostro letto è stato oggetto di verifica in che misura noi possiamo indirizzare al meglio un nanomedicinale in una persona che non si muove, quindi con il movimento del letto pilotare meglio, almeno questo è... In questa ottica proprio lei parlava del paziente come non un numero ma un destino. Lei ha parlato, scusi, io volevo ritornare alla sua domanda, perché era importante. La riabilitazione. La riabilitazione dove inizia? La riabilitazione inizia nella prima fase, in rianimazione. E quindi quello che ha detto qui chi mi ha preceduto è fondamentale, la mobilizzazione, l'attività. Anche la chiamiamo estensiva, non è riabilitazione intensiva, ma serve ovviamente a evitare quelle sequele che poi penalizzeranno in maniera determinante il futuro. Io ho visto persone in età evolutiva, persone giovani, 30 anni, 40 anni, con trauma cranico, che erano state accolte in una struttura di rianimazione e poi successivamente, purtroppo a seguito di varie sepsi, di varie problematiche, ovviamente di varie comorbidità che si realizzano in rianimazione, queste persone venivano con blocchi articolari, con la formazione delle cosiddette paraosteoartropatie, che ovviamente determinano anche la difficoltà a posizionare queste persone nel decubito assiso, che è fondamentale, oppure nel decubito, nei passaggi di postura. Se non si possono effettuare questi passaggi di postura, quale potrebbe essere la finalità della riabilitazione? Ecco, professore. Quindi non muovere una persona che purtroppo non è in grado autonomamente di muoversi significa provocare le cosiddette complicanze da immobilismo, immobilizzazione. Non soltanto queste, ovviamente ci possono essere delle problematiche vascolari, che poi molte volte possono anche determinare anche respiratori, ma anche vascolari. L'embolia polmonare, per esempio, è la temibile complicanza che può compromettere tutto l'iter e determinare i presupposti per un decesso. Siamo con il dottor Pierfrancesco Di Masi, anestesista e rianimatore. Con lui vogliamo parlare dell'assistenza domiciliare, perché poi purtroppo la vera partita si gioca, per così dire, in casa, perché terminata la fase di acuzie e poi si tratta di gestire una situazione eterna quasi. Allora, la dinamica del domiciliare è innanzitutto una dinamica in rapida estensione ed evoluzione. I malati che sono complessi, che vanno a domicilio, stanno aumentando in maniera esponenziale. Perché? Perché la qualità della vita da parte delle famiglie, dell'utenza in genere, è in continua crescita come richiesta. Le strutture per acuti hanno bisogno di dimettere in condizioni ottimali, cioè non possono tenere dei malati inappropriati nelle strutture per acuti. Quindi bisogna organizzare bene l'assistenza domiciliare. Questa dinamica domiciliare va costruita, pianificata e progettata. Per progettare bene occorre innanzitutto capire che un elemento fondamentale dell'assistenza domiciliare è la figura cosiddetta del caregiver. Il caregiver va formato. Va dato lo strumento per potersi trasformare in brevissimo tempo da un laico, una persona come una di noi, una persona che non è un sanitario, a uno che sa gestire le criticità. E quindi è molto importante che noi
medici, è una linea che io adotto, possa dare degli strumenti per migliorare la comunicazione con i caregiver, per poter avere in tempo reale, sia con modalità telefoniche, ma è opportuno anche con modalità telemetriche, un continuo contatto con loro. Questo risponde, secondo me, ad una intelligente politica aziendale e sanitaria, perché un malato che viene curato bene, è un tracheostomizzato in ventilazione e nutrizione artificiale, curato bene a casa, non ritorna nelle strutture per acuti. Un malato in rianimazione costa 1.500 euro al giorno, curandolo bene a casa costa intorno ai 100 euro al giorno. Quindi formazione ai caregiver, qualità delle apparecchiature che devono andare a domicilio, e ci sono tanti strumenti innovativi che ora si stanno proponendo, buona relazione e soprattutto il concetto che il rianimatore deve avere l'approccio con il malato in termini di presa in carico, non deve essere un accesso. Esattamente, e come diceva il dottore prima, è fondamentale l'assistenza in ambito domiciliare. Questo letto robotico nasce proprio con questo obiettivo, consentire a chi purtroppo si trova in certe condizioni in ambito familiare di avere una qualità di vita la più accettabile possibile, perché altrimenti diventa veramente, purtroppo per esperienza personale, un vero dramma. Viene coinvolta tutta la famiglia molto pesantemente. Attenzione! L'intelligenza della politica regionale, secondo me, in termini sanitari è quello di dare il meglio nel giusto tempo, perché le apparecchiature non possono essere prescritte e poi al momento purtroppo del decesso della persona abbandonate. Occorre innanzitutto pianificare l'utilizzo per il tempo necessario. Ci sono malati, per esempio per quanto riguarda i comunicatori, che si spendono 20.000 euro per poi smettere l'utilizzo perché il malato non riesce più a comunicare con gli occhi. Ed è già un grave errore di fondo che va tagliato con la procedura dei noleggi, che secondo me a livello aziendale è molto importante. Un letto va noleggiato per il periodo del bisogno, un'apparecchiatura va noleggiata per il periodo della necessità clinica, e questa è una risposta giusta al fatto che le risorse sanitarie hanno una loro quantità. È una coperta corta che non può essere data ad uno e scoprendo in maniera sistematica l'altra persona bisognosa. Salvatore Negro, assessore al welfare della Regione Puglia, l'impegno della Regione a favore di questa categoria di pazienti, quelli appunto in stato vegetativo, una condizione la loro davvero disperata, di cui la necessità, l'impellenza di porre rimedi e misure urgenti. Sì, noi con il regolamento 11 del 2011 abbiamo previsto il fabbisogno e anche gli interventi da fare a favore di questa categoria, che, come lei ricordava, sono in estremo caso di bisogno. Certo, qualche ritardo lo dobbiamo ammettere, c'è. Dobbiamo accelerare sulla costruzione dei centri per il risveglio che la Regione ha previsto essere in tre, per soddisfare appunto i fabbisogni di tre macro aree: quella di Foggia della BAT, quella di Bari e quella di Lecce, Brindisi e Taranto. Diciamo che per quanto riguarda quella di Bari, che riguarda la riconversione di un ospedale che sta a Triggiano, sta già in una fase avanzata e entro la fine di questo mese, inizio del mese di febbraio, potranno essere aperte le buste delle offerte che sono state messe a concorrere. Ciò vuol dire che successivamente, nel giro di 270 giorni, come previsto dal capitolato, potremmo avere in Puglia attivo già il primo centro risvegli pubblico. L'altra questione di un sostegno doveroso che la Regione deve fare nei confronti di questi pazienti è un po' condizionato dalle risorse economiche a disposizione, ma soprattutto dalla sentenza del Consiglio di Stato che ci obbliga a parificare il trattamento con altre persone che sono magari in uno stato similare. Ma impegno del governo regionale, comunque ho già informato la commissione di competenza, la terza,
per poter al più presto sbloccare il doveroso assegno di cura. Dottor Giovanni Gorgone, direttore Ares, nel suo intervento ha fatto riferimento, ha menzionato gli attuali tre centri risvegli presenti in Puglia. Descriviamo la funzione degli stessi, gli standard qualitativi e i progetti che sono in corso per crearne eventualmente altri. La programmazione in questa direzione. La programmazione di questi tre centri risvegli è una programmazione che ha delle velocità diverse dall'uno e dall'altro, per alterne vicende sull'impiego dei fondi europei FESR da un lato e anche su disguidi, sulla tipologia di progettazione da seguire, con la velleità di fare una progettazione omologa, omogenea per tutti e tre i centri, in qualche modo alla fine ha portato a aggiunto qualche ritardo. In questi casi forse all'ambizione andava aggiunto un po' di improvvisazione e aggressività a farne partire almeno uno. Dei tre, quello che è in fase più avanzata è il centro risvegli di Triggiano rispetto a quello del Nord Puglia di Canosa e a quello del Sud Puglia di Ceglie e Messapica. Entro fine febbraio sarà aggiudicata la gara per i lavori, del valore di 3 milioni di euro per realizzare in Triggiano il primo centro risvegli di Puglia con l'intera filiera completa, quindi 45 posti con assistenza progressiva dagli stati vegetativi alla graduale riabilitazione. Ma saremmo degli illusi se pensassimo che una volta realizzato il centro avremmo completato quello che serve. In realtà la progettazione più importante è quella gestionale assistenziale, perché di queste entità in Puglia non ce ne sono mai state, quindi anche ad avere una struttura fisica già completa di mura e di attrezzature non potremmo dire di aver raggiunto il risultato. La progettazione che bisogna affiancare è quella della progettazione gestionale, che verrà fatta di concerto con Agenzia per la Salute e il Sociale Regionale e la stessa Associazione Uniti per il Risveglio. La ringrazio.